Buongiorno popolo sereno, buongiorno del popolo del bandito. Oggi mi dovete sopportare perché questa influenza che mi costringe a casa fa modo che seguo di più le cose e quindi, insomma, mi rapporto con voi più spesso. Se mi sopportate, mettete un like. Se mi supportate, iscrivetevi, mi raccomando, al canale e campanella per le notifiche. Allora, oggi è giornata frizzantina, vediamo un attimino di mettere un po' di ordine, no? Io nel video di oggi, dopo pranzo, ho riportato la notizia che ha pubblicato La Verità. La Verità ha pubblicato questa intervista alla fonte di Corona, col nome e cognome del personaggio, che dice determinate cose. Ovviamente, come vi ho preannunciato nei giorni scorsi, è bastato un nome per scatenare il pandemonio. La fonte che era attendibilissima, tanto da consentire a Corona di incassare dei bei soldi dal servizio pubblico, quindi da noi, la fonte che ha fatto scattare immediatamente la polizia per andare nel ritiro della nazionale a interrogare davanti a tutti Fagioli, anzi Tonali e Zaniolo, no? Questa fonte così attendibile, improvvisamente è bastata un'intervista con un nome ed è diventata una fonte pagliaccia. Può darsi sia vero, io dubito fin dall'inizio, non ho assolutamente avuto particolari attacchi per Fagioli, per Tonali. Hanno sbagliato, pagheranno. Probabilmente hanno sbagliato anche la linea di difesa, perché a vedere come si stanno comportando tutti gli altri che minacciano querele, perché un conto è minacciarla la querela, un conto è farla. Probabilmente hanno sbagliato anche qualcosa nella difesa, ma sta di fatto che saranno loro quelli che saranno esposti, diciamo, i cinghialoni da esempio per gli altri. E oggi si è scatenato il finimondo. Querela. Non capisco perché, scusate, una cosa. Perché dovrebbe querelare La Verità? La Verità è un giornale che ha fatto un'intervista a una persona che ha detto determinate cose, tra virgolette, mettendoci nome e cognome. Perché dovrebbe querelare La Verità? La Verità ha fatto il suo lavoro. Al massimo dovrà querelare il personaggio in questione, la fonte di Corona. Avete capito? Ve la devo spiegare. No, perché questo fa differenza. Questo fa una bella differenza. Perché se il personaggio che si è giustamente offeso oggi, tutta la mia solidarietà, tutta la mia solidarietà, perché io le fonti le consideravo pagliacce anche prima, non solo oggi. Le fonti le consideravo pagliacce anche quando hanno dato modo ai tifosi di quel personaggio che oggi è così indignato di dire che Tonali falsificava le partite, che Tonali era d'accordo col Milan, che Tonali era d'accordo con i giocatori che facevano segnare il Milan. E che Tonali era la causa per cui noi avrebbero dovuto toglierci il campionato. Insomma, incredibile come quelle fonti oggi siano diventate pagliacce. Per me lo sono sempre state. Evidentemente per altri no. Ma torniamo alla linea di difesa, che è la minaccia di querela. Ripeto, non capisco perché al giornale, ma al massimo al personaggio che ha rilasciato l'intervista. E dicevo, perché fa differenza? Perché io mi auguro che adesso non sia solo una minaccia, perché mi sembra che sia diventata una linea difensiva di chiunque entra adesso nell'indagine, se sono dentro nell'indagine, non lo so. Qui non si capisce più il piano tra quello che è la fonte Corona e quello che è l'indagine, se esiste un'indagine della Procura. E se esiste, penso che oramai è bella che è andata. Ma stando così le cose, tutti quelli che adesso vengono nominati dai giornali, cosa fanno? Minacciano la querela. E
alla fonte di corona e a corona stesso. In questo caso ha parlato la fonte, quindi alla fonte di corona. Ben vengano queste querele, ben vengano. Almeno si farà chiarezza, che non restino solo minacce però. Vadano a fondo e querelino, in modo che chi è la fonte che dice di avere delle chiavette USB, delle prove, e qualunque cosa abbia in mano, e sarà costretto a tirarle fuori. Le tirerà fuori e poi stabiliranno se ha ragione lui o se ha ragione chi si è sentito offeso. L'importante è che non rimangano solo minacce così per far sì che altri giornalisti ci pensino due o tre volte prima di dire le cose, no? Non penso che sia questa la linea di difesa, cioè mettere il silenziatore ai giornalisti, il bavaglio ai giornalisti. La linea di difesa, uno innocente, querela, io ti dimostro che sono innocente. Oh, allora, tu che sei tanto offeso, querelalo a quello che oggi ci ha messo nome e cognome nell'intervista, quindi non vedo perché attaccate il giornalista della verità. Il giornalista della verità ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro, ha messo nome e cognome e parole tra virgolette. Quello è il lavoro di un giornalista. Ma cosa vi arrabbiate col giornale e col giornalista? Quereli chi ha rilasciato l'intervista. Dopodiché sarà quello che ha rilasciato l'intervista tirar fuori quello che ha in mano. L'avete capito o ve lo devo spiegare? No, perché oggi vi ho visto molto confusi voi, nerassurdi sulla questione, vi ho visto molto confusi. Vedremo, penso di essere stato chiaro. Passiamo a noi, che ci siamo sentiti dire di tutto in questi giorni, da quelli che adesso fanno, come al solito, smoking bianco, perché Loftus-Cheek effettivamente, io mi auguro che non sia una ricaduta, doveva essere un infortunio breve, io e Loftus-Cheek lo voglio vedere a centrocampo del Milan, lo voglio vedere lì in mezzo, mi dà una sicurezza, mi dà forza, mi dà sensazioni di... E invece non lo avremo con la Juventus. Ora speriamo che sia una cosa precauzionale, perché ha ancora un piccolo dolorino e che non si debba andare avanti con ste ricadute che non si sopportano più, veramente. Io mi auguro che finisca. Passiamo questa partita, che arriveremo ancora tra squalifiche, tra infortuni, tra difficoltà. Passiamo questa partita e poi cerchiamo finalmente di metterci una pietra sopra a questa storia, perché sta diventando veramente snervante. Almeno Kalulu e Krunic sono allenati in gruppo tutto l'allenamento, quindi non credo partiranno dalla formazione iniziale, ma avranno quantomeno la panchina per poter mettere qualche minuto nelle gambe e potersi preparare bene per la Parigi e per Napoli. E Loftus mi fa male questa storia, io me l'aspettavo quello più veloce a recuperare, perché era un infortunio che veniva definito poca cosa, ma anche quello di Kalulu veniva definito poca cosa, e lo ritroveremo domenica dopo un mese e mezzo. Quindi queste sono le preoccupazioni, diciamo, dell'antivigilia della partita. Per il resto l'analisi tattica l'ho fatta nel video di oggi, in cui già mettevo praticamente Loftus fuori. Ripeto, sarà da vedere se sarà scelta sarà tra il 4-3-3 o il 3-4-3, quindi si opterà per un centrocampista in più oppure per un difensore in più, in modo da allargare un po' i due centrali. Però se volete un'analisi tattica più dettagliata, c'è già il video di oggi pomeriggio. Mi sembra di aver detto tutto, se non fare gli auguri a due grandi personaggi del nostro Milan, ovviamente il mister, che ci sono delle foto in cui è stato festeggiato, omaggiato di una bellissima torta da tutta la squadra oggi a Milanello, e una bandiera storica del nostro Milan, Romeo Benetti, un uomo sanguigno, un uomo vero, un uomo tutto d'un pezzo, un uomo che, insomma,
Ha dato tanto al nostro Milan, soprattutto dal punto di vista del carattere, della grinta e della forza. Spero di essere stato chiaro. Se vi è piaciuto, like al video, iscrizione, campanella e a sto punto a domani. Forza Milan!